Le mura di Padova richiedono maggiore attenzione dall'amministrazione comunale. Certamente c'è bisogno di una maggior continuità nella manutenzione. I restauri vengono fatti, dobbiamo darne atto, però la manutenzione è proprio l'aspetto fondamentale. Anche la semplice manutenzione del verde è molto costosa, chiaramente, e il monumento è molto molto grande, sono 11 chilometri, quindi è un aspetto difficoltoso anche dal punto di vista sicuramente del reperimento delle risorse, però sarebbe proprio il primo passo, dopo ce ne dovrebbero essere molti altri per valorizzarle correttamente, ma il primo passo sarebbe proprio quello di uno stanziamento continuo di fondi e di attività legate proprio alla manutenzione, quindi al semplice diserbo, per partire come prima cosa. E poi ovviamente ci sarebbe il restauro della muratura, la liberazione di alcuni luoghi sui quali sono stati costruiti sopra o davanti strutture assolutamente incongrue, irrispettose al monumento, che non lo hanno considerato, e in questa maniera si potrebbe pian piano far riapparire una cosa che la città ha già, ma della quale spesso non si rende conto in pratica. Il Comitato Mura si occupa da moltissimi anni di stimolare, consigliare anche l'amministrazione e anche però ovviamente criticarla quando non viene fatto qualcosa di corretto, per appunto arrivare a questo tipo di risultato. Chiaramente è un processo che non può essere fatto in pochissimo tempo, è una cosa molto lunga, che però noi continuiamo a sostenere. Battiamo il ferro finché è caldo, perché queste cose vengano fatte e vengano considerate, restino sempre al centro dell'attenzione.